Bella a tutti ragazzi, sono Luke Sniper, illuminato tantissimo, quindi alza la mano e col cappellino, ok? Siamo qui di nuovo il venerdì a spiegarvi qualcosa di nuovo. Oggi vi spiego come giocare a giochi di PlayStation 1, PSP, Nintendo DS, Game Boy Advance, NES, tutti, la maggior parte dei retro game su Android. Quindi ragazzi, preparatevi perché vi spiegherò tante belle cose. Quindi, partiamo. Regia è una transazione, ragazzi. Ok, eccoci qua su il Play Store, ragazzi, mi raccomando, questa cosa qui possiamo caricarla tranquillamente dal nostro mitico Play Store. Cerchiamo RetroArch, proprio scritto così, RetroArch. E andiamo a RetroArch, questo qua che vedete, libretto, libretro, libretro, sì, libretro. Vabbè. Io ho già fatto installa, quindi ragazzi mi raccomando dovete fare installa e installare l'applicazione. Una volta installata potete premere gioca e vi si aprirà questa bellissima schermata che vedete un po' tutta bruttina perché è fatta così, non lo so. Si può cambiare, ragazzi. Io vi spiegherò comunque sia in questo video come cambiare anche tutta questa impostazione qui per farla somigliare un po' alla PlayStation 3. Non alla l'ultima perché non assomiglia proprio a niente, però alla PlayStation 3. Allora, per prima cosa, io vi ricordo che tutti i giochi dovreste averli sempre originali e non scaricarli mai dai siti pirata. Mi raccomando, ragazzi, se dovete farvi una copia, ci sono vari metodi che potete trovare sia per Nintendo sia per PSP e anche per PlayStation 1. Forse quello che potete fare è solamente per il Game Boy perché non ci sono i mezzi o comunque sia dovreste comprarvi altri mezzi. Ma mi raccomando, abbiate almeno la copia fisica in casa. Perché io ho i giochi che vi farò vedere o comunque sia tutte queste copie fisiche in casa, che sono due oggi, ragazzi, ma comunque sia sono anche tanti altri che possiamo avere. Quindi, prima cosa da fare è andare su Carica Core e scaricare un core. Come potete vedere, io ho già scaricato i core, quelli principali che possono servire, ma in ogni caso ve li farò rivedere. Quindi, scarica un core. Qui in alto a destra potete vedere che c'è una lente di ingrandimento. Basta andare qui e andare a digitare. La tastiera, ragazzi, è un po' quel che è, però funziona. Cercate Nintendo. Io sto facendo tutto al computer, ragazzi, quindi mi raccomando, se volete la guida su come utilizzare il telefono sul computer, spolliciate, perché se no un esce. Cercate, quindi, bando alle ciance, cercate Nintendo e premete invio. Come potete vedere, qui ora vi esce Nintendo DS Melon DS. Come potete vedere, qui vi esce anche Nintendo Game Boy Color Gambette. Nintendo Game Boy in Color, Game Boy, Nintendo Game Boy in Color, Advance, MyGBA. Quindi scaricatevi tutti quelli che vi interessano. Io vi consiglio questo qui di Game Boy per il Game Boy e Game Boy Color. Per il Game Boy Advance va benissimo MGA. Poi vi scaricate naturalmente quello del Nintendo 64 se volete giocare a qualche gioco del 64. E quello del Nintendo DS che è quello che trovate in alto. Dopodiché cercate anche PlayStation. Qui troverete PSX, che quindi è la PlayStation 1. Qui troverete la Duckstation, che non ho mai capito quale sia la Duckstation, perché non l'ho mai avuta. Questa è sempre PSX. E poi c'è la PSP. Dopodiché che avete quindi scaricato tutti questi core, andrete poi su questi tre tracchettini che trovate nel centro. Andate su Importa contenuto, scansione della directory e andate a cercare la vostra directory. Io vi consiglio di andare su Storage Emulate 0 perché da qua poi troverete tutte le cartelle. Andate su Download e io ho una cartella che si chiama ROM e poi faccio effetto alla scansione. Dentro ci sono un paio di giochi che adesso vi farò vedere che dopo che avrete fatto la scansione tornate tutto indietro. E arrivate qua giù in fondo, praticamente c'è Nintendo DS dove potete vedere Super Mario Bros. E Sony PlayStation Portable dove c'è Shin Budokai 2. Ah, proviamo subito magari un gioco bello pesante come
Shinbudokai 2, che vi faccio vedere, naturalmente, che ha un po' di problemini. Anche qui, ragazzi, come in tutti gli emulatori, che non dico, anche se vi ho fatto vedere su Yuzu, ci sono delle liste che potete andare a vedere, però andando a cercare il core che utilizza. Quindi questo qui utilizza PPSSPP, quindi dovete andare sul sito di PPSSPP e andare a cercare quali compatibilità ci sono. Io ho avuto dei problemi un po' con Shin Budokai, io vi faccio anche vedere, lo proviamo ad avviare. Allora, Shin Budokai devo dire che nel menu lagga un po', cioè un po', tanto tanto. Però quando poi siete in gioco, alla fin fine non lagga poi così tanto. Ok, andiamo su Arcade, mettiamo facile, mettiamo Goku. Almeno il primo PG che ci viene e vediamo un po'. Come potete vedere, anzi, oggi è anche relativamente abbastanza fluido. Gli altri giorni in realtà laggava molto, 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 molto di più. Io, ragazzi, vi sconsiglio vivamente di giocare questo gioco come sto facendo io in questo momento, perché è impossibile da giocare. Sto prendendo infatti le mazzate da questo Trunks. Non riesco nemmeno a fare la Kamehameha. Ok, l'ho fatto. Come cavolo si attacca? I tasti sono sempre totalmente diversi da quando giochi col pad. Naturalmente vi consiglio di attaccarci il pad. Comunque ho vinto. Quindi. Comunque il gioco girava sui 40 fps, come potete vedere qua in alto. Quindi dai, relativamente anche abbastanza bene in confronto agli altre volte che l'avevo testato. Adesso torniamo al nostro menu principale e adesso proviamo anche quello del Nintendo DS, che naturalmente quindi utilizza Melon DS. Anche qui, ragazzi, potete metterlo in verticale, orizzontale. Mario vi va bene anche, secondo me, giocate in verticale. Vi faccio vedere che invece questo gira molto molto meglio che di Shin Budokai, anche perché è un gioco già più leggerino. In confronto, emulare un DS in confronto a emulare una PSP è completamente diverso. Ok, vi faccio vedere, siamo sempre sui 60 fps fissi, senza minima esitazione. Anche qui, ragazzi, io vi consiglio di giocarlo vivamente con un pad, perché anche qui se no ci diventate rincretiniti. Intanto speriamo di non morire in questo primo livello, perché non gioco a Super Mario penso da una vita. In più sto giocando su un telefono con il touchpad, quindi immaginatevi voi, ragazzi, la difficoltà che potrei avere in questo giochino. Alla fine è un giochino, anche se in realtà ci sono alcuni. Oh, cos'era questo fungo gigante? Non me lo ricordo, prendilo! Bellissimo, non me lo ricordavo. Distruggo tutto. Una volta si poteva anche correre. Non me lo ricordo nemmeno più come si fa. Già finito. Una vita. Eh sì, come cavolo si correva? Ah, dai! Ma sono proprio un pollo. Non mi ricordo davvero come si sa, come si corre. Comunque, niente, ragazzi. Anche questo qui è, avete visto, è molto fluido. Anzi, lui è molto molto fluido. E quindi, ragazzi, potete mettere tutti i vostri giochi che volete e andarli a inserire dentro la vostra cartella. E in automatico verranno poi sempre ricaricati. E potrete scegliere quindi quale gioco giocare. Adesso vi faccio vedere come cambiare questa grafica, che anche a me non è che piaccia molto. Andate su interfaccia utente, nelle impostazioni, ragazzi, quindi mi raccomando, impostazioni, interfaccia utente, andate su driver del menu, invece che GUI mettete XMB, andate poi sulla home page, andate su configurazioni, salva la configurazione attuale, chiudete RetroArch, riaprite RetroArch. E avrete la modalità, quella, fra virgolette, che sembra una PlayStation. Quindi
Come potete vedere qua ci sono i giochi recenti e tutte altre varie cose. E niente ragazzi, quindi potrete scegliere questa, è un po' più complicata da usare con il touch, è più pensata per per abbinamento a un pad, però sappiate che comunque sia potete cambiarla quando volete. Quindi ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video dove vi spiego come giocare ai giochi RetroArch su Android e mi raccomando, ripeto ancora, dovrete avere la cassettina, io ve lo consiglio. Non fate le cose che non dovrebbero essere fatte, ragazzi. Scaricare da quasi pirata senza avere almeno il gioco fisico. Quindi mi raccomando, abbiate il gioco fisico. Quindi, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Se avete qualche problema, commentate, iscrivetevi e accendete la campanellina, ragazzi. Tanto è tutto gratis. Vi aggiorneremo quindi sempre ogni volta appena arriva un video, vi si aggiorna, vi arriva la notifichina. Voi entrate, guardate il video, cliccate mi piace a prescindere e quindi così che almeno ci dite ehi, mi piacete. Quindi, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video tech. Bello!